piacere di presentarvi la professoressa Deborah Lipstadt. Qualunque sia il motivo per cui le persone diventano negazioniste, spesso nasconde scopi che non vogliono ammettere. Perché denigra costantemente il lavoro di David Irving? Si possono avere opinioni sull'olocausto, ma non parlerò mai con chiunque dica che l'olocausto non è avvenuto. Professoressa Lipstadt, sono io quel David Irving. Io non intendo discutere con lei, non qui, non adesso, mai. Perché non può! Vero? Irving ci ha notificato la causa intentata alla Corte Suprema. La signora Lipstadt ha apportato un consistente danno alla mia esistenza professionale. Cosa hai detto di lui? Credo di averlo definito un bugiardo e un falsificatore della storia. È meglio che ti cerchi un avvocato. Negli Stati Uniti c'è la presunzione di innocenza. Non nel Regno Unito. Questo caso coinvolge te, ma non riguarda te. Auschwitz è il luogo simbolo dell'olocausto, quindi è il luogo simbolo di chi lo nega. Non c'era nessuna camera a gas ad Auschwitz. È una delle più grandi macchine per uccidere della storia. Sappiamo cos'è, il problema è provarlo. E se perdessimo? Diventerebbe accettabile dire che l'olocausto non è mai avvenuto? La parola negazionista è particolarmente crudele. Libertà di parola significa poter dire quello che vuoi. Ciò che non puoi fare è mentire e aspettarti di non essere tenuto a risponderne. Come lo dimostra? Dove sono le prove? Non tutte le opinioni sono uguali. Non sono razzista. La Terra è rotonda, le calotte polari si sciolgono e Elvis non è vivo. Io non attacco la libertà di parola. Difendo solo il diritto di lottare contro chi vuole sovvertire la verità.